di Gaggio Giuliani, che davvero è una persona che credo sia entrata nella vita di tutti noi e che buca letteralmente le pagine. Una battuta su questo. Loro non sono gli autori. Loro non sono gli autori. E quindi va benissimo che chi legge abbia dentro questa storia di una persona straordinaria che anche quando parla in modo fortemente emotivo non è mai un modo razionale di parlare. E quindi va bene. Diverso è il ruolo del narratore, che poi prende noi la scelta che abbiamo e abbiamo fatto, e che Giuliano racconta soprattutto la vicenda di Piazza del Mondo, e Ari da lì parte, ma la sfiora per guardare avanti, no? Morti invisibili, cupi, sangue, eccetera, eccetera. E lei fa quella parte, poi dopo noi riprendiamo quegli argomenti cercando di vedere che cosa hanno in comune con la vicenda di Genova, eccetera. Sì, è stata una scelta avuta, d'altra parte Heidi è fatta così e va bene che sia così. Bene, intanto comincio subito a ringraziare Vittorio per davvero bella. Sotto che tono emotivo e con quale stato d'animo gli organizzatori, i movimenti principali si accingono quest'anno a questa nuova vicenda del social forum? È una domanda veramente difficile. Allora, è stato complicatissimo cominciare. Penso, no, che la domanda che mi fai esiga una risposta di assoluta trasparenza e verità. Ho cominciato da solo un anno fa. All'inizio non mi rispondeva nessuno. E siccome dovevo iniziare da qualche parte, anche rispettando le diverse sensibilità e non mettere un cappello, per prima roba mi ha mandato una mail a tutti gli ex-18 portavoce. Mi ha risposto un quarto. Ma dicendo vedremo. Quindi è stato un cammino faticosissimo. Perché nessuno facilmente era disponibile a rimettere la testa e il cuore su delle vicende che ti fanno star male. E io non ho nessun problema a dirvi che la preparazione del decennale per me è una sofferenza incredibile. Io non vedo l'ora di arrivare al 24 di luglio. Perché, per esempio, ad oggi probabilmente non verrà, o verranno due o tre tra le 200 vittime di Bolzaneto. Perché le vittime di Bolzaneto non ce la fanno a tornare a Genova.